Ciao a tutti e bentornati su questo canale. Oggi parliamo di riforma della giustizia perché si è tornati a parlare nuovamente di separazione delle carriere. Cosa intendiamo con questo termine, separazione delle carriere? Sostanzialmente l'ordine della magistratura è un ordine unico, al cui interno ci sono diverse realtà. Queste realtà sono due, sono la magistratura requirente e la magistratura giudicante. Sono quindi due tipi di carriere che il magistrato può scegliere nel momento in cui entra appunto all'interno della magistratura. La funzione giudicante è appunto il giudice che vediamo magari nei film con il martelletto che decide, che eroga la pena. Quella è appunto la funzione giudicante. La funzione requirente invece è tutt'altra funzione, quella svolta dal cosiddetto pubblico ministero, dal PM, quindi quello che vediamo dall'altra parte della barricata, che veste quindi i panni dell'accusa. Queste due funzioni sono sì separate, nel senso che una persona può fare o il magistrato oppure il pubblico ministero, ma sono sostanzialmente accorpate all'interno di un unico ordine, che è quello della magistratura, e che appunto è ricollegabile al Consiglio Superiore della magistratura. Con la riforma della giustizia che vuole puntare appunto alla separazione delle carriere, che è un tema che va avanti dal berlusconismo in poi, si vorrebbe puntare a separare queste carriere. Si dice appunto di creare due ordini, quindi due CSM separati, però la domanda principale da porsi è: questa riforma ci serve davvero? Serve davvero separare le carriere dei magistrati, rendere l'accesso separato, quindi con due tipi di concorsi diversi, la specializzazione? In realtà, no. Questo perché questa riforma viene venduta come la riforma che va a risolvere il problema dei passaggi da funzione requirente a giudicante. Ma chi parla di questo presunto problema e del passaggio appunto da funzione requirente a giudicante ignora il fatto che attualmente nel decreto legislativo 160 del 2005 o 2006, non ricordo benissimo la data, si parla appunto di passaggio da funzione requirente a funzione giudicante, che può essere effettuata e può essere effettuata una volta dopo i primi anni, i primi 9 anni di esercizio. Quindi una persona che appunto, partendo dal presupposto che esca nei 5 anni di rito dall'università di giurisprudenza, quindi che ha 24 anni, che dedica comunque almeno 2 anni circa alla preparazione effettiva del concorso in magistratura, perché non lo puoi fare il giorno dopo che ti sei laureato. E quindi si arriva già più o meno circa 26 anni. Poi c'è le tempistiche effettive del concorso, quindi devi aspettare l'uscita del bando, devi aspettare che scada, devi aspettare che convochino le date, che scelgano le date, che ti convochino per fare le prove, eccetera, eccetera. Quindi si arriva circa più o meno, nel migliore dei casi, a 2 anni tra espletamento del concorso e poi appunto il risultato. Quindi a me se non concesso che quella persona entri, perché poi c'è anche il limite di 3 volte per fare l'esame in magistratura, ma quello è un altro concetto, se lui appunto ha 28 anni. Nel momento in cui tu appunto hai 28 anni, entri effettivamente all'interno della magistratura, ma non sei ancora un giudice effettivo, cioè non è che puoi giudicare direttamente da solo se hai scelto appunto la funzione giudicante, ma devi fare altri 18 mesi di tirocinio e poi magari cominci a appunto a lavorare sulle tue gambe e a lavorare da solo. Quindi le tempistiche non sono brevi, ma andiamo avanti. Si può passare da appunto sezione giudicante a sezione requirente della magistratura? Assolutamente sì, ma ci sono dei vincoli e ci sono dei limiti molto specifici, perché il magistrato che intenda passare da funzione giudicante a funzione requirente, prima di tutto può farlo. Ci sono dei limiti, non può farlo tutte le volte che vuole, ma soprattutto non può farlo nello stesso distretto in cui ha esercitato l'altra funzione. Quindi si parla di distretti di corte d'appello, che in Italia non è che sono uno per ogni città, capiamoci bene. Ad esempio, in tutta Roma, in tutto il Lazio c'è Roma, ne ce ne sono tantissime. Quindi un magistrato che magari esercita appunto nella città di Roma la funzione giudicante decide di voler fare il pubblico ministero, quindi di passare alla funzione requirente, come deve fare? Avanza la richiesta, tutto quanto. Quali sono i limiti? I limiti sono che, oltre a non poterlo fare nello stesso distretto dove ha esercitato la funzione giudicante, non può farlo neanche nel distretto di corte d'appello che giudica i magistrati del distretto di cui ha fatto parte. Quindi non può andare neanche a Perugia, che in questo caso appunto è il distretto di corte d'appello che giudica Roma.
Quindi nel momento in cui decide appunto di fare questo cambio a Roma, dove è già, lo può fare e deve eliminare anche già un'altra corte d'appello perché appunto è quella che lo avrebbe giudicato e quindi andrebbe poi magari sostanzialmente a giudicare i suoi stessi colleghi. Quindi deve andare magari in Toscana. Ciò significa che nel momento in cui tu inizi, passano degli anni, magari ti rendi conto effettivamente che quella non è la carriera che volevi scegliere perché non l'hai mai fatto in vita tua, quindi può essere che puoi sbagliare. Cambi completamente e decidi di farne un'altra. E quindi devi prendere la tua vita, impacchettarla e trasferirla in un'altra regione completamente. E non hai più 18 anni che lo prendi e lo fai per andare a studiare all'università. Ne hai comunque 30 almeno, non è proprio così facile. Senti il fatto che poi c'è comunque un limite, che non è che possono essere fatti tutti i cambi che si vogliono durante appunto la propria carriera da magistrato o PM. Quindi perché dovremmo essere d'accordo con questa riforma? Prima di tutto, attualmente si vuole accorpare questa riforma alla riforma costituzionale che è già al vaglio del Parlamento, cioè quella sul premierato, su cui ho fatto un video a parte, ve lo lascio qui sotto. Ma parliamone, perché dovremmo essere effettivamente d'accordo con questa riforma? Il minimo comune denominatore di tutti i tentativi di riforma in questo senso sta nel fatto che nessuno vuole appunto lavorare sui percorsi professionali dei giudici e dei pubblici ministeri, ma si intende principalmente riscrivere i rapporti tra i poteri dello Stato, perché si vuole limitare e si vuole rendere l'ufficio del pubblico ministero come sostanzialmente l'avvocato dell'accusa e si vorrebbe accorpare alle funzioni di polizia. Questo in virtù della cosiddetta specializzazione del pubblico ministero, ma in tal modo si rende il giudice completamente scevro e ignorante di tutte le funzioni di indagine, di tutta quella parte del processo che si svolge prima di arrivare effettivamente a lui. E il pubblico ministero, appunto, si rende scevro della conoscenza di tutto quello che potrebbe accadere dopo. E in tutto ciò, l'unico fine effettivo che si sta realizzando è quello di cancellare l'obbligatorietà dell'azione penale, quindi di annullare il principio con cui i magistrati si distinguono solo in merito alle funzioni svolte. Anche perché se andiamo a vedere i termini della discussione sulla separazione delle carriere, vediamo che dai governi Berlusconi in poi, non dal primo, ma dal 2008-2009 in poi, questo concetto di discussione non è mai cambiato, anzi si è assolutamente cristallizzato. Quindi ci si schiera contro la scelta separatista o a favore della scelta separatista sulla base di luoghi comuni che diventano schemi argomentativi inutili e che rimangono sostanzialmente immutabili e che ignorano completamente ciò che effettivamente la legge ci dice. Perché, come vi ho detto prima, passare da requirente a giudicante non è che non si può fare, si può fare, ma è un iter molto complesso, anche perché nel momento in cui viene approvata appunto il passaggio tra giudicante e requirente, quindi ad esempio un giudice di Roma vuole diventare PM e sceglie la corte d'appello, il distretto di Milano, quindi parte, va a Milano e comincia ad essere PM. Si rende conto però che fare il PM le piace ancora meno rispetto a giudice, quindi dice no, no, voglio fare il giudice, ho deciso. E quindi magari vuole tornare a fare il giudice e no, e non può farlo subito. Deve comunque aspettare del tempo, almeno 5 anni in quel distretto. Quindi capite bene che è già, non è attualmente, non è proprio una cosa facilissima da fare. E la legge, per i limiti che impone, non ti agevola questo passaggio. Quindi la riforma delle carriere, di separazione delle carriere, è una riforma assolutamente inutile, che punta solamente ad avere un controllo maggiore dell'azione penale sulla parte del pubblico ministero.